Buongiorno e ben arrivate, carissime amiche, eccoci qui a dare inizio a una nuova puntata di Tarot Zap. Oggi sono io Rosa, ho a rispondere alle vostre domande. Iniziamo. Sara, mi chiamo Sara, sono nata 08/03/1999 e il mio ex si chiama Nicola ed è nato 29/07/1998. Volevo sapere se lui mi pensa ancora oppure non c'è niente più. Grazie, aspetto con pazienza. Allora Sara, io mischio le carte per voi due, do lo stop e punto al centro. Allora, nonostante che le carte indicano già dall'inizio contrarietà, quindi si tratta a quanto pare di un periodo brutto fra voi due, le carte ti danno che delle emozioni da parte sua ci sono, anche se non vengono dimostrati. Le carte portano che è probabile, è possibile, che ci sarà una serie di scambi comunicativi, di comunicazioni fra te e lui, però le carte ti portano anche che dovrà passare un po' di tempo, non un tempo ovviamente lungo. Io dico una cosa, sulla stesura, Sara, le carte mi portano varie problematiche, che comunque sia lui sta affrontando con la carta del prigioniero. In generale la stesura è buona, diciamo, nonostante che sono delle carte di blocco che comunque sia portano anche una serie di ulteriori blocchi probabilmente nei giorni successivi, però viene portato l'angelo dell'amore che porta le emozioni. Per approfondire, Sara, io sono Rosa. Ti ricordo che puoi chiamare al numero 0773 49 35 25 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Quindi chiamaci ovviamente quando vuoi. Grazie Sara. Allora, grazie anche a te Rosa. Buon pomeriggio. Benvenuta all'interno di questo appuntamento Tarot Zap, i tarocchi su WhatsApp, che significa che voi ci fate arrivare le vostre domande al nostro numero WhatsApp, il 320 70 12 350. Scrivete lì la vostra domanda, la scrivete bene con tutte le date, tutti i nomi, un minimo di storia per capire di cosa stiamo parlando e per indirizzare i tarocchi nel verso giusto, e noi vi rispondiamo appena possibile con un messaggio vocale direttamente sul vostro WhatsApp, direttamente sul vostro telefonino. Avete sentito Rosa? Vi ricorda che comunque al termine del consulto, se volete, potete approfondire, perché i messaggi di WhatsApp insomma durano poco, quindi non è possibile fare un mega messaggio. Allora, se volete approfondire, potete farlo telefonando allo 0773493525. Se è la prima volta che chiamate, avete diritto al primo consulto gratuito, ripeto, primo consulto gratuito. E sappiate che Rosa sarà nel suo studio a rispondere alle vostre telefonate dalle 16 alle 24 di questa notte. Domani appuntamento carto chat con Iris alle 16.30. Quindi mi raccomando, iniziate a scrivere anche le vostre domande sulla nostra pagina Facebook Cartomanti Europei. Due cose velocissime: il nostro nuovo sito www.cartomantieuropei.com, e da oggi abbiamo rispolverato, e cercheremo di mantenere questa promessa, anche il nostro profilo Instagram. Veniteci a trovare su Instagram, basta cercare Cartomanti Europei Official. Vi aspettiamo. Rosa, prossima domanda. Grazie. Ausilia. Buongiorno, mi chiamo Ausilia, 21/06/1975. Vorrei sapere se c'è un ritorno. Lui si chiama Edoardo, so solo che è del 71. Allora, Ausilia, dobbiamo dire che servono più informazioni riguardo a lui, però io ti faccio una stesura in generale. Mischio le carte per voi due, do lo stop e ovviamente punto alla sinistra, la parte del cuore. Allora, le carte portano già dall'inizio che lui a quanto pare interessi, voglia, desiderio di ritornare ce l'ha, nonostante che le carte mettono in evidenza la carta della nemica, quindi probabilmente in questo percorso di ritorno, in questa buona volontà di ritornare, c'è la presenza di una donna. Probabilmente una ex, una donna che si è messa in mezzo, una donna che ha portato questo squilibrio.
Le carte portano e mettono in evidenza che ci sarà un confronto tra l'uomo che vuole tornare e l'uomo che probabilmente è intrappolato nelle sue paure. La sorpresa è la carta che porta un cambiamento, ma nello stesso tempo che dovrà mettere la parola fine alla carta dei sospiri che appartiene a te. Visto che ovviamente i dati non sono completi, Ausilia, per approfondire di più, quando vuoi, io sono Rosa, potresti chiamare al numero 77 0773 49 3525, ovviamente per ottenere il tuo primo consulto gratis e per approfondire ovviamente riguardo alla domanda e la situazione. Va bene? Ti ringrazio tanto. Grazie. 0607 1999, vorrei sapere nel mio futuro e in campo amoroso. Allora, è una domanda fatta in generale, grazie, vediamo. Do lo stop e punto alla destra, quindi il futuro. Allora, la carta oppure la stesura iniziale porta che probabilmente vorresti realizzare una riunione, dentro di te c'è una voglia di ripristinare qualcosa dove di sicuro ovviamente hai sofferto. Noi parliamo sul futuro e chiediamo, facciamo le domande riguardo al futuro, però le carte iniziali portano un ritorno, una riunione vicino alla matrice che sei tu, quindi a quanto pare devi prima, io dico, chiarire, mettere ovviamente in una linea chiara una storia del passato. Visto che sulla seconda linea le carte mi portano la riuscita, probabilmente anche là, io dico, un nuovo percorso, è possibile che probabilmente, di sicuro, ovviamente vengono messi davanti a te dei uomini. Le carte mi danno inizialmente uno e un più in là. Però, quando vuoi, ovviamente, visto che ci sono due situazioni diverse, il passato che vuole ritornare, questo impatto con il futuro, per approfondire di più, sempre ovviamente, grazie, potresti chiamare al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. Marianna. Buongiorno Marianna, 16.05.1978. Amore, grazie mille. Lui, Umberto, 15.07.71. Prova dei sentimenti per me? Allora, vediamo un po' se da parte sua, da parte di Umberto, sono dei sentimenti, lui vive dei sentimenti verso di te. Do lo stop e punta alla sinistra per voi due. Allora, nonostante che le carte ti portano, probabilmente tutte e due state vivendo un periodo un pochettino buio, dove le carte sue sono vedovo, l'ammalato, prigioniero, e tu esci con la carta della malinconia, rappresenta in questo caso una situazione dove i sentimenti non sono dimostrati nel migliore dei modi, o probabilmente ci sono stati una serie di squilibri che avranno portato un distacco. Però i sentimenti vengono dimostrati con la carta tua, che esce in evidenza in seconda carta, la matrice. Quindi in sostanza Umberto vive e prova dei sentimenti forti verso di te, soltanto che queste problematiche sue, probabilmente, oppure il suo carattere, oppure il suo modo di fare, non lo hanno portato ad aprirsi come tu vorresti. Le carte mi portano che a quanto pare Gran Consolazione parla di un miglioramento nel futuro. Per approfondire, Marianna, per approfondire ovviamente riguardo a lui, a Umberto, e anche a questo miglioramento riguardo al futuro, io ti invito, quando vuoi, potresti chiamare al numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. La seconda Marianna. Marianna, sì. Okay. Marianna 050281. Sento che non è sincero, è così? Paolo 17.11.76. Mi ha già tradito e poi è tornato da me, ma adesso ho tanta paura. Allora, vediamo un po' fra voi due. Se lui è sincero nei tuoi confronti, Marianna. Mischio bene le carte per voi.
do lo stop e punto al centro, quindi l'equilibrio. Allora, e infatti le carte portano già dall'inizio situazioni dove di sicuro quasi quasi, ovviamente la vostra storia è stata messa in una durissima prova e probabilmente con tanta difficoltà è uscita, ovviamente io dico, da tutta questa situazione stagnante. Attualmente, anche se di sicuro tu probabilmente non credi, lui esce con la carta della fedeltà, affiancata con la carta del ladro, quindi di sicuro qualche bugia, io dico qualche bugia bianca, non esagerata, lui nei ultimi tempi te l'avrebbe detto. Però situazioni dove lui probabilmente avrebbe, io dico, ricommesso lo stesso sbaglio del passato, probabilmente di no, anche se questa nemica, la donna del passato, la donna con la quale ti avrebbe tradita, oppure un'altra che lo potrà mettere in tentazione a lui, gira intorno a lui, probabilmente volendo sfruttare anche ovviamente il suo punto debole. Lo vedono le carte pensieroso a rimediare con te, anche se non sarà facile, perché la fiducia viene riconquistata con tanta difficoltà. Per approfondire di più, ovviamente, io sono Rosa, potresti chiamare sempre il nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. Dorianna, ciao, sono Dorianna, sono nata 1-08-78, vorrei sapere il futuro economico. Allora, vediamo un po' dal punto di vista economico. Mischio bene le carte per te. Do lo stop e punto alla destra. Allora, momentaneamente le carte non portano il massimo, essendo che escono delle carte che portano più che altro una situazione brutta che o stai vivendo o hai dovuto affrontare. Però, visto che c'è la carta del messaggero, quindi riguardo a una tua richiesta, riguardo a una tua domanda, sempre riguardo all'atto economico, a me mi esce fuori che ovviamente otterrai delle risposte in positivo. La lama promette una lama rossa di quadri che parla di notizie buone, positive sull'atto economico. Gran consolazione che porta almeno una serie di soddisfazioni che momentaneamente tu aspetti. Sempre parlando sull'atto economico, le difficoltà ci sono e le carte non danno che viene rimediato tutto in una volta, tutto in un mesetto. Le carte mi danno la carta della riuscita, quindi quelle problematiche, quelle gravi problematiche che tu momentaneamente stai affrontando, man mano li lascerai alle spalle e le carte ti portano che a quanto pare dovrà essere anche un personaggio, le carte te lo portano un uomo, che ti aiuterà, che le carte lo vedono ovviamente pensieroso e che ti aiuterà a un andare avanti, a un sorpassare queste difficoltà. Va bene? Per approfondire potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. Francesca, io 0205-1981. Alfonso, lui 0701-1965. Salve, vorrei sapere se c'è un ritorno. Allora, vediamo un po'. Mischio bene le carte per voi due. Francesca, vediamo se ci sarà un ritorno. Do lo stop e punta alla sinistra. Allora, le carte in primis si aprono buone, positive, quattro lame rosse di cuori, la matrice, la riunione, l'amante e la carta della fedeltà, quindi in sostanza da parte di lui sono le buone intenzioni di rimediare, visto che ci sono le emozioni ovviamente tra tutte e due le parti, nonostante che sulla seconda linea le carte portano i rimpianti e anche un pentimento riguardo ovviamente al suo comportamento, al suo scappare, al suo non affrontare le problematiche. A quanto pare un esame di coscienza lui o l'ha fatto o lo sta facendo e con una serie di comunicazioni, io dico che potranno essere anche normali, banali,
Lui cercherà anche di rimediare, almeno di abbattere il muro costruito da lui. Sembra che le carte te lo portano, sta vivendo anche un brutto periodo, visto che le carte lo portano anche abbattuto. C'è tanta falsità intorno a lui, oppure persone che in un modo oppure in un altro, è come se lo hanno, io dico, lo hanno girato un pochettino, lo hanno portato quest'uomo a non pensare, io dico, con il cuore. Però le carte promettono anche una ripresa con delle difficoltà, però per approfondire di più potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. Loredana, nata il 23/07/58, volevo sapere sulla fortuna. Allora, missio bene le carte, Loredana, per te. Do lo stop e puntiamo alla destra. Allora. Situazioni dove di sicuro si è scossa un pochettino la stabilità del denaro, probabilmente negli ultimi tempi, dove tu esci malinconica e prigioniera della situazione. Però sulla seconda linea, quindi più in là, esce la carta del denaro e la carta del cambiamento, che rappresenta in questo caso anche una buona entrata, ovviamente, di soldi, perché la carta del denaro mette in evidenza oppure fa parte nel trittico della fortuna. Questa carta ti porta a una vincita, ma sarebbe una buona vincita, ma nello stesso tempo una entrata di soldi, ovviamente, al tuo beneficio. C'è la carta della farfalla che indica anche un'altra entrata più leggera, in questo caso della prima. Però non possiamo dire che queste due entrate andranno a cambiare 360 gradi la tua vita. Però le carte mi portano che a quanto pare la primavera promette bene. Per approfondire ancora di più riguardo alle entrate e anche a un miglioramento della vita lavorativa e anche, io dico, economica, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. Eliona, ci sarà un avvicinamento tra me e la persona vicino a me? Io Eliona 220188, lui Lorenzo 0404 1970. Vediamo un po' se ci sarà un avvicinamento fra voi due, Eliona. Mischio bene le carte per voi, do lo stop e punto alla destra. Allora. Le carte aprono la stesura non nel massimo dei voti con la carta della falsità, quindi o lui ha ascoltato oppure ci sono state dette delle bugie che hanno messo ovviamente in movimento un indietreggiare da parte sua, un allontanamento del quale lui non è fiero, dobbiamo dirlo, visto che le carte sue sono, io dico, il vedovo, la gelosia, la carta del ladro, quindi non sta bene lui, non sta bene con lui stesso e non sta bene nei tuoi confronti. Le carte ti portano, sta attraversando ancora un periodo, io dico, di valutazione. Non so da quanto tempo oramai c'è questo distacco da parte di lui verso di te, Eliona, però visto che c'è la carta del pensiero, quindi l'uomo che si impegna a trovare una maniera per rimediare con te, a quanto pare le sue intenzioni non sono di lasciar scorrere così inutilmente ulteriormente del tempo. È una stesura un pochettino difficile che rappresenta le sue problematiche e tante cose che dovranno essere chiarite, perché vedo che c'è un velo di, io dico, di fumo, di situazioni non dette, delle cose non veritiere, di qualcosa che ovviamente è stata intromessa fra voi due. Per approfondire ancora di più e per vedere ovviamente come possiamo anche eliminare tutte queste negatività che girano intorno a lui, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il tuo primo consulto gratuito. Grazie mille. Rosa, oggi è il pomeriggio delle Marianna, ce n'è un'altra. Ah, benissimo. Marianna,
06 05 1969. Se mio marito sente un'altra persona. Giuseppe, 25 febbraio 1973. Pesci, lei so solo che si chiama Barbara, non so altro. Si sono lasciati, voglio solo sapere se si sentono o è lei, grazie. Si sentono o no, sarebbe, grazie. Allora, vediamo un po'. Vediamo se si sentono ovviamente fra tuo marito e questa donna che si chiama Barbara. Mischio bene le carte, riguardo alla situazione, do lo stop e punto al centro. Allora, la carta della nemica esce alla spaccatura a fianco, che vuol dire la presenza sua, anche se non fosse, forse non è ovviamente intensa oppure quotidiana, la presenza nella vita di tuo marito c'è, di questa donna, ma non perché tuo marito ovviamente lo porta oppure lo rende partecipe. Lui esce con la carta del giudice, a quanto pare si è messo a giudicare il suo comportamento, i suoi sbagli, e sta cercando in tutto e di più di essere fedele al vostro matrimonio. Però vedo che le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Le carte ti portano riguardo ai tentativi di comunicazione da parte di tuo marito, non escono fuori. È più probabile che ci sia lei ogni tanto a cercare di mettersi in contatto con lui, però trova delle difficoltà, o perché lui si è reso conto di aver fatto dei sbagli estremi e che potrà perdere te, la famiglia e il matrimonio, o perché lui stesso ha deciso di cambiare le carte in tavola. Però le carte ti portano che lei ogni tanto tenta di contattarlo a lui. Per approfondire di più, Marianna, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per ottenere il primo consulto gratuito. Grazie mille. Oh, grazie a te, Rosa. Grazie a te perché hai condotto magistralmente un altro appuntamento con il Tarozzappo. Ricordiamo Tarozzappo e Tarocchi sbozzato. Le vostre domande il martedì e il venerdì rispondiamo soltanto alle vostre domande che ci scrivete al numero WhatsApp 320 70 12 350. Domani appuntamento con Cartochat, quindi andate sulla nostra pagina Facebook Cartomanti Europei, nei messaggi privati scrivete la vostra domanda per Inis domani alle 16:30. Un'altra cosa importante, il nostro sito www.cartomantieuropei.com e da oggi ancora più attiva la nostra pagina Instagram, venite a cercarci e seguiteci, la trovate semplicemente scrivendo Cartomanti Europei Official. Allora, è tutto, Tarozzappo torna venerdì, Rosa adesso entra nel suo studio, quindi inizia il suo turno dalle 16 alle 24, il primo consulto è gratuito, chiamate già adesso e prenotate la vostra telefonata con Rosa e comunque con i cartomanti europei allo 0773 49 3525. Saluti Rosa. Vi ringrazio a tutti, vi do un bacio forte, alla prossima.